chiusura con il botto. Temptation Island 5, edizione condotta come sempre da Filippo Bisciglia, lascia l'amaro in bocca ai fan. Gli appassionati di gossip, pronti a vivere le storie d'amore dei protagonisti, e i tradimenti dovranno adesso attendere qualche settimana. A inizio settembre, infatti, è previsto l'avvio della prima edizione di Temptation Island VIP, che sarà condotto da Simona Ventura. Dopo 21 giorni, comunque, a tenere banco è ancora una volta la coppia formata da Martina Sebastiani e Giampaolo Quarta. Non è andata come sperava quest'ultimo. Lui, giovane 24enne, arrivato in terra sarda con l'obiettivo di capire se sarebbe potuta continuare o meno la storia con la sua patata, si è dovuto arrendere all'evidenza. La storia di questa coppia a Temptation Island ha dato un insegnamento a casa. Mai attendere. Il motivo? Presto detto. Punto Martina Sebastiani, nell'ultimo falò della stagione di Temptation Island, ha gelato tutti. Giampaolo, che prima ha fatto il cascamorto salvo poi tornare sui propri passi quando anche la Sebastiani ha provato attrazione per uno dei tentatori, Andrea NDR. Chiusa parentesi tonda, ha chiesto alla sua compagna di vita se volesse sposarlo. Una proposta di matrimonio arrivata così, a bruciapelo e improvvisamente. In questo anno hai continuato a dire che ero pesante e che pensavo alla famiglia. Così, il 24enne ha mostrato alla recepzionista un bigliettino scritto prima di sbarcare in Sardegna. Patata, vuoi sposarmi? Punto Quarta ha spiegato al conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, di aver partecipato al reality, perché era consapevole di essere immaturo e per comprendere cosa voleva realmente dalla vita. Alla fine è emerso che è anche tu sei immatura. Così Martina e Giampaolo hanno deciso di lasciare da soli il reality. Prima dell'addio il 24enne ha ribadito di amare la ragazza. Successivamente la trentenne ha incontrato il single Andrea. Quest'ultimo si è presentato un mazzo di fiori, ed ha teneramente abbracciato la romana. Ma anche per il tentatore è arrivato il 2 di picche da parte della Sebastiani. A spiegare il proprio stato d'animo è stata la stessa Martina, direttamente sui social, che ha risposto così alle aspre critiche del pubblico. Premetto che, con la vostra cattiveria, mi ci farò una risata da qui a sempre. Quando ho deciso di partecipare a Temptation non pensavo mi potesse capitare tutto questo. Punto esclamativo. Stavo con Giampaolo da 5 anni e per questa storia ho fatto di tutto, ci siamo amati, e abbiamo vissuto momenti stupendi. Ad oggi non rimpiango nulla. Da 6 mesi però eravamo in crisi, in questi 6 mesi probabilmente anche il mio sentimento nei suoi confronti ha iniziato a vacillare. Chiuse virgolette.